Allora, un esempio, uno come tanti. Questo è un lavoro che viene fatto ad occhi chiusi, va bene? Un lavoro ad occhi chiusi in cui ci sono tantissimi elementi. Volete dire qualcosa? Ora ve lo devo dire, ma uno chiede magari se qualcuno che vuole difendere la parola. No, Vi faccio notare una cosa. Quando noi abbiamo aperto gli occhi, io avevo gli occhi aperti perché conducevo il laboratorio, quando abbiamo aperto gli occhi però, noi ci troviamo davanti a qualcosa, allo svelamento, guardate, l'atto simbolico di svelare se stessi a se stessi. Che cosa accade? Che quel momento in cui noi ci riveliamo a noi stessi, noi vediamo qualcosa che potremmo considerare solo in maniera superficiale. Allora io dico, volevo realizzarmi in piedi, fatto la base perché non si reggeva, poi il resto è andato un po'. Però se noi osserviamo attentamente quello che accade nel processo creativo, poi il gruppo intorno ti comincia a dire, ma sai, io noto che le gambe sono piegate, ma non è che c'è un peso per cui le gambe si flettono, perché c'è un enorme peso in questa immagine. Domanda, non è che c'è un peso? A me dà la sensazione che ci sia un peso, è così? L'interpretazione è, c'è un peso, no? Ecco perché il processo creativo si presenta sotto forma di domande. Potrebbe essere, ma le gambe sono molto più grosse, più robuste rispetto agli arti superiori e anche alla testa. Tra l'altro, gli arti superiori e la testa sono tra loro proporzionati. Quindi questo peso può dipendere dal fatto che questa enorme gabbia in realtà sia all'interno di una corazza? Può essere che ci sia un bisogno di protezione che avverto in questo momento e che non è sempre facile reggere al punto da rappresentarmi con le gambe flesse e con la base potermi mantenere. Può essere che tutto questo dipenda dal fatto che siamo troppo attenti a ciò che accade fuori. Immagine verticale. Solitamente accade che un'immagine venga raffigurata in modo verticale quando noi sentiamo inconsapevolmente una forte spinta verso il bisogno di controllare ciò che accade intorno a noi. Siamo razionali. Non è un reato. Ma bisogna sapere che funzioniamo in un certo modo per capire anche come destrutturarsi per poter poi sapere che quando incontro qualcuno e qualcuno me lo dice, dico, guarda, l'ho incontrata questa cosa, probabilmente è vero. Tolta la benda, vediamo un bambino che gioca a palla. Tutti sì, lo vedo anche il bambino, sì. Bella faccia, il bambino è felice di giocare a palla, No, è questo. Allora può essere che non sia tanto felice. Magari non è neanche un bambino. E magari non è un pallone. Ha una palla al piede. Vedete perché la creatività, con le domande che ci fa fare, ci mette davanti alle cose che di noi non vogliamo ammettere e che non vogliamo sapere. Ecco perché, e ha ragione Ilaria, riderai quando scoprirai ciò che sei realmente. Questa qua, guardate, un'immagine raffigurata come se fosse caduta dall'alto con tanti pezzi tenuti insieme, fatto ad occhi chiusi, senza il controllo di quella vista che ci permette di correggere, no? Perché poi noi cerchiamo di apparire belli, buoni, bravi, perché dobbiamo fare delle cose belle, e un po' ci si raffigura per come si può. Però tutti questi pezzi, posticci, tenuti insieme a fatica, si vedono. Allora io devo sapere che quando interagisco con qualcuno mi porto dietro una fragilità, una sofferenza, un dolore, che gli altri arriva. Se arriva, che devo fare? Non devo comunicare? No, mi posso organizzare intorno a questo. Faccio in modo, prima di tutto, di prevedere il feedback
e in secondo luogo di modificare il registro comunicativo sapendo che potrei apparire troppo sprovveduto, disarmato, fragile. Tante altre cose che ovviamente mi permettono di modificare il mio modo di pormi con gli altri in funzione di ciò che mi aspetto dalle relazioni nelle quali mi trovo. C'è un video a proposito dello sblocco delle emozioni, magari vi faccio vedere questo video di un minuto che ho registrato a Padova nell'ultimo laboratorio sul team building, in cui ho in cui la consegna era lavorare sulle rigidità del corpo, rinunciare alla rigidità con l'aiuto di qualcun altro. Quando noi siamo rigidi nel corpo abbiamo sempre una rigidità anche interiore, una rigidità di carattere emotivo. Ma come la risolvo? Ecco, nella fase di riscaldamento c'è un dolce accompagnamento verso il dialogo, il contatto, che aiuta anche a sbloccare queste emozioni silenti. Vedete, chi è sottoposto alle cure e ad occhi chiusi . Guardate anche le espressioni mimiche, sono le cose più belle. E guardate la cura di chi si sente cura. Questo lavoro dà fiducia, la forza dell'autostima. Guardate queste immagini, questo è un lavoro sul reflecting, rispecchiamento delle emozioni. Anche qua vi invito a fare attenzione alle espressioni mimiche, compiere un'azione fisica, corporea, ed essere imitati da qualcun altro che poi ci restituisce le emozioni sperimentate. Il lavoro sull'empatia, vediamole, eccole qua, guardate le espressioni mimiche, mi sono piaciute queste immagini perché le ho catturate casualmente, ma erano davvero delle belle immagini su Splashing, sono tre o quattro, in cui c'è proprio questa dimensione dell'altro, perché poi non possiamo dimenticare come il lavoro sulle emozioni ci porti dall'intelligenza intrapersonale a quella interpersonale, cioè utilizzarle a scopi sociali, a scopi relazionali, ad entrare nella dimensione dell'altro. Grazie.